signori, la qualità di questa squadra, la qualità che passa attraverso i piedi dei due centrocampisti. Anghissà adesso è chiuso, deve scaricare Zielinski, 1-2, Anghissà tutto solo, rete, 2-0, strameritato per il Napoli, un triangolo, Carascale mette in mezzo, rete, appena entrato Simeone, ma che numero, Caraschelia, 3-0. Zielinski in mezzo, tocco per lui, Alisson, Zielinski ancora, a rete incredibile, tutta regolare, 4-0, incredibile ripartenza. La confusione, tutti a festeggiare, sotto alla curva B, Napoli 4, Liverpool 0, Napoli da impazzire, Milano. Sì, Napoli da impazzire, umiliato il Liverpool di Klopp, almeno relativamente a... Ma quanto cazzo è bello, ma quanto cazzo è bello il Napoli, mamma mia raga, ma stiamo scherzando, ma quanto è bello il Napoli, io voglio fare un applauso al Napoli, ma che cazzo di squadra abbiamo visto stasera, ma state scherzando, ha distrutto il Liverpool con un pallonetto delizioso, ha scavalcato. Ragazzi, sono scioccato, sconvolto. Ragazzi, io non posso, se non lo dico stasera lo dico più. Io non posso credere a quello che cazzo ho appena visto. E ovviamente mi sto riferendo alla partita del Napoli, alla partita tra Napoli e Liverpool, ragazzi, non era una partita qualunque. Non era ovviamente una partita facile per il Napoli, che torna in Champions League con la fame, con la rabbia, con i nuovi acquisti, con la voglia di fare. E che cazzo hanno combinato? Ancora! How simple was that? How easy was that? You can't say we haven't deserved it. I've said this, he's not good enough. Il Napoli l'ha cucinata, eh! Il Napoli l'ha cucinata dal primo minuto! Ferocia, personalità! È un pizzico di qualità che non guasta. Ferocia, personalità! Dal primo minuto! Dal primo minuto! Dal primo minuto hanno messo in chiaro le cose! Dal primo minuto! Why are you fucking laughing? Oh my god. It's a run out of emotion. E mamma mia, che potere, che strapotere di questo giocatore in fiducia, che si mette a fare le roulette giuste, non sbaglia niente. Letteralmente incredibile, com'è incredibile la storia di Giovanni Simeone con quel tatuaggio in Champions League. Gli bastano appena neanche 10 minuti dall'ingresso in campo per fare quel gol. Era entrato al 41esimo, 3 minuti, tatuaggio della Champions, prima presenza, primo bacio al tatuaggio. Immagino il padre che per ora sta vincendo contro il Porto con un gol all'ultimo. Distrutto, spaccato, spappolato. E posso dire una cosa, visto che i tifosi del Liverpool sono andati sui luoghi comuni, avevate ragione, era meglio stare attenti a Napoli perché vanno un culato 3 punti. Ho visto gente che si emoziona e qualcuno dice, ma non è scontato. Non lo è, capiamolo, non lo è. Simeone che un altro po' piangeva come un bambino dinanzi alle telecamere. L'emozione, qua c'è gente che ha voglia di dimostrare, trascinata dalla propria gente. Un grande applauso al Napoli, ragazzi, un grande applauso al Napoli. Iscrivetevi al canale. Grazie Napoli per aver dimostrato che non siamo la merda che tutti credono. Grande Napoli. E che serva l'insegnamento, si può fare, e quando una squadra è inglese non risponde presente, ma sti cavoli, bella. Alzo le mani, la ricetta è servita, feroce, personalità e qualità, cucinatevela.